Cari concittadini, la situazione legata al Covid sta purtroppo nuovamente peggiorando anche nel nostro territorio. Montevarchi era una delle situazioni più tranquille, fino al fine settimana scorsa, eravamo all'incirca a 52 casi positivi, oggi siamo già ad 81. Questo ci fa capire che a livello comunque generale, anche provinciale, la situazione sta diventando più complicata. Quindi come sindaco stiamo provvedendo ad uscire entro domani con un'ordinanza che prevederà la chiusura dei parchi pubblici, delle piazze, quindi per evitare assolutamente qualunque tipo di assembramento. Abbiamo richiesto, oltre alla supervisione da parte dei vigili, anche la collaborazione delle associazioni che ci possono aiutare a controllare che non si verifichino appunto assembramenti sul territorio. E stiamo per uscire appunto con un'ordinanza che imporrà anche il controllo contingentato e a secondo appunto dei protocolli Covid ben precisi da parte degli accessi nelle medie e grandi distribuzioni. Purtroppo i controlli all'interno di queste attività che vedono appunto un numero importante di cittadini non vengono più effettuati come in precedenza, quindi è indispensabile che si ritorni ad attuare in tutti i luoghi la massima serietà e mi interfaccio soprattutto con i miei concittadini perché si rendano conto che in questo momento è indispensabile avere la loro massima disponibilità a collaborare perché rischiamo veramente nuovamente la chiusura. Invito poi a iniziare già a prenotarvi per i tamponi rapidi che come sapete ogni sabato questa amministrazione mette a disposizione, soprattutto riguardo anche la possibilità per i bambini e per gli adolescenti, perché la mia ultima volontà è quella di chiudere le scuole perché i contagi per fortuna non si sviluppano attraverso l'ambito scolastico, non abbiamo focolai, abbiamo dei numeri molto molto limitati, però è fondamentale per non arrivare alla chiusura delle scuole appunto che ci sia la massima responsabilità da parte di tutti e quindi agevolate anche il controllo dei vostri figli proprio perché si possa trovare una soluzione per il contenimento della diffusione del virus senza tornare ad una chiusura totale.